cari amici, siamo in un punto certamente ben prediletto da chi abita a Rapallo, un bel punto panoramico, è una rotonda a Rapallo e siamo appunto in provincia di Genova, sul Mar Ligure. Siamo tornati qui, come sempre, come nostro solito, girare per città, andare per città, ed è giusto che sia. E qui eccoci a Rapallo. Naturalmente ricorre il pensiero alla mareggiata avutasi tra fine ottobre e inizio novembre 2018, però ovviamente il nostro pensiero è comunque, se possiamo dire, la fortuna che sia avvenuta in autunno questa mareggiata. In questa maniera certamente si è evitato una situazione più difficile se fosse stato il momento turistico, ovvero d'estate. Quindi notiamo questo. D'altronde almeno stanno già lavorando, anche se domani scade il termine per la quantifica dei danni subiti da questa mareggiata tra appunto fine mese di ottobre e inizio mese di novembre del 2018. E ancora quindi abbiamo alcune barche un po' alla secca, no? Come si dice. Perché devono essere ancora tolte, perché la quantifica dei danni viene fatta domani. Quindi, se vogliamo così dire, la fortuna nella sfortuna. Ma così, sapete, cari amici, capita nella vita. La vita è così. Noi, ok, se prevedessimo il futuro, è vero, come si dice, saremmo eterni. E allora, però non vivremmo il momento, la quotidianità, invece la nostra vita è fatta anche di quotidianità. E naturalmente sapere ciò che è il domani non sempre è cosa facile. E chiaramente sapete, ma io anche a Rapallo, come nella città di Rapallo, che è qui, che siamo oggi, al 11 dicembre 2018, Gennaro Gelmini, e quindi interessandomi del pianeta Nibiru, sapete, dell'influsso gravitazionale che questo pianeta porta nel sistema solare, sappiamo che aumentano questi eventi, quindi eventi di calamità come terremoti, eruzioni vulcaniche, come anche alluvioni, tornado, come anche la tempesta di Rapallo. Ma è tanti anni ormai, più di 10 anni che vengo a Rapallo e quasi ormai saranno 20 anni, 19 e mezzo per l'esattezza, che divulgo questo messaggio, che i cambiamenti climatici non sono dovuti solo all'azione dell'uomo, ma all'azione di un pianeta denominato Nibiru, Planet X, Ercolbus, a diversi nomi. E veniamo al dunque, quindi sì, ci sono stati dei periodi, un periodo alluvionale, tante alluvioni, e naturalmente poi va a periodi, saltano poi queste 2 settimane e mezzo, vedete, di sole, e poi arriva un periodo sismico, terremoti, eruzioni vulcaniche. Io dico, vedete, in tutto il mondo ciò sta succedendo, naturalmente non sempre ci danno notizie. Addirittura del pianeta Nibiru, è incredibile che la nostra forza di divulgazione sono poche persone come me. Si è spinto tanto negli anni scorsi perché veramente avrebbero potuto dirci la verità. Poi ciò non si è fatto. È passata la moto.
se si leggerà la targa taglierò, se no benissimo così. Allora veniamo al dunque. E quindi ci troviamo a Rapallo perché fa parte comunque delle nostre mete di divulgazione. E in questi anni veramente le città sono state tante che ho passato per divulgazione. Ovviamente se ne fa una alla volta, quindi io non posso stare in tutti i posti contemporaneamente. Allora bene, siamo anche su internet così tutti gli amici ci seguono e sanno le news che avvengono. E veniamo dunque, quindi praticamente allora il mondo, il concetto di mondo, il concetto comunque l'esistenza umana appunto è fatta così. Noi se volessimo conoscere veramente cose grandiose più dell'esistenza umana, a volte veramente ci accorgiamo che la difficoltà di arrivare oltre. Quindi nella difficoltà di arrivare oltre noi ci teniamo l'esistenza umana che abbiamo, perché in realtà si può andare oltre. Vi faccio alcuni esempi. Prima di tutto, tutto nasce comunque dall'amore, scusate se è una parola troppo usata, direte. Ma però dovete badare al fatto che l'odio non porta da nessuna parte, è l'amore che porta da qualche parte, non sbaglio, da tutte le direzioni buone. Allora appunto qual è? È inutile odiare, è inutile. Si va avanti con l'amore. Allora questa è l'anima umana che deve essere, la vita umana deve essere di gioia, Non è che deve essere per forza di oppressione, di tutte queste cose. Volendo può essere di gioia. Noi sì, possiamo cambiare il mondo, però intesi anche il mondo deve andare un po' bene. Quando c'è tanto dolore perché il mondo non va bene, non è che noi non vogliamo cambiare il mondo. La nostra volontà è cambiare il mondo, ma non è sempre così. E sta comunque, c'è una trasformazione dovuta appunto a questo pianeta Nibiru che provoca con l'influsso spaziale questi cambiamenti repentini. Quindi dopo questo periodo alluvionale che abbiamo avuto, ovviamente c'è da aspettarsi un periodo di terremoti, eruzioni vulcaniche, appunto tra metà dicembre 2018 e metà gennaio 2019. Avveniamo perché a me piace raccontare le cose come stanno. Favolette sono belle, ma poi la cruda realtà a volte dura. Però ci dobbiamo rifare questa realtà. Però la gioia, torniamo al discorso anche come vivere la vita. La vita è anche di gioia. A volte il messaggio è anche questo. Quindi noi non è che dobbiamo fare per forza una vita totalmente nella difficoltà. La vita dovrebbe essere la gioia, però la gioia la devono portare tutti. Se chiaramente tutti portano difficoltà, avremo difficoltà. Allora bisogna avere un pensiero di gioia comune. Portarci avanti in un pensiero di gioia comune. E quindi la vita è anche questo. Allora, da cosa nasce tutto questo? Dal vedere cosa c'è attorno a noi. Ma attorno a noi c'è tanta gioia, volendo. Il cibo è una gioia, l'amore è una gioia, il mare è una gioia, come anche il lago, la natura è una gioia. Tutto una gioia e l'animo umano a volte sta nella tristezza perché viene trasportato in questa tristezza. Perché oggi si bada a ciò che è effimero, tutto ciò che domani non ci sarà più. E invece dobbiamo badare
a ciò che è realmente, sto tornando un po' realmente ciò che ci tocca. Ci tocca, sto tornando un po' il vento, ci tocca il bello della vita. Allora la vita di gioia, ecco, qualche trasformazione si fa per questa gioia. C'era una circolare, che naturalmente loro negheranno totalmente, dell'FBI. L'FBI diceva: abbiamo trovato delle creature extraterrestri umanoidi abitanti sul pianeta Terra con delle identità terrestri. Deve esserci stato qualche terrestre che si è infiltrato tecnologicamente nei procedimenti, in quello che è tutto ciò che siamo noi, quindi carte d'identità, creando delle identità forfettarie per queste creature extraterrestri, in modo potessero vivere con noi, insieme a noi, pur non essendo terrestri. E alcune le hanno scoperte. E si sono domandati come mai alcuni terrestri abbiano agito per far avere delle identità a delle creature extraterrestri. Questa è una circolare dell'FBI che naturalmente negheranno. E è qua il dunque. Allora, se si nega, è perché si dice una cosa non esiste. Poi dopo si nota che questa cosa esiste, però negandola è come dare un procedimento di libertà. Adesso mi spiego bene. Se noi le creature extraterrestri, cioè noi, io lo so che esistono le creature extraterrestri, non viviamo solo noi nell'universo, ci sono altre creature intelligenti come noi, varie creature. Quindi queste creature extraterrestri ufficialmente non esistono. Allora questi terrestri che hanno agito per queste identità, a dare queste identità a queste creature extraterrestri, sapete che perché l'hanno fatto? In realtà non hanno evaso nessuna legge, perché l'identità l'hanno data alle creature extraterrestri, non si poteva fare, è vero, a livello legislativo, è un reato, non si può dare l'identità a delle creature extraterrestri facendole credere terrestri, ma le creature extraterrestri sono fatte credere che non esistono. Io ci credo, io lo dico che ci sono, però vengono fatte credere che non esistono. Quindi non c'è nessun reato a dare l'identità a una creatura che ufficialmente non esiste. Mi sono spiegato bene. Quindi non potete avere la moglie ubriaca, la botte piena, cari amici dell'FBI, amici, ok, siamo tutti fratelli, allora mi permette di dire amici perché siamo tutti fratelli. Allora, e naturalmente negherete tutto, naturalmente, però questa circolare segreta c'è e vi domandate, allora la risposta ve la dico io. Perché prima di tutto il grande amore, allora noi non amiamo solo le creature della terra, solo ciò che è la terra, amiamo anche ciò che è il cielo e quindi anche le creature extraterrestri. Ecco che siamo portati verso le creature extraterrestri, primo. Secondo, non diventa reato, perché è una cosa che ufficialmente non esiste, pur facendola, pur compiendola, non esiste. Molto molto semplice. Adesso facciamo un po' di panoramica. Ecco cari amici, ma io mi prendo la borsa dietro. Sempre buono avere la borsa dietro, perché ci vuole un attimo a prenderla. Pure se qua passa poca gente, però poi passo tranquillo. Allora, veniamo noi. A Rapallo
Lì abbiamo il porto, il castello. E naturalmente qualche barca arenata. E qui abbiamo la diga foranea. Abbiamo qualche barca arenata che fino a domani faranno la conta dei danni. Qualche barca arenata. Fino a domani mattina c'è la conta dei danni. Guardate la barca davanti al castello. È un'immagine unica, la barca davanti al castello. Bene, cari amici, di qua è così, c'è la scogliera. E questa è la stradina, io metto la videocamera qua. Bene, cari amici, si continua. Oggi è l'11 dicembre 2018, ma la giornata di sole è incredibile. Io potrei stare con la camicia, vedete? E siamo qua a Rapallo, provincia di Genova, Gennaro Gelmini. E si continua, cari amici, a rapidi spezzoni. Io poi faccio in formato MOV, poi lo metto in formato MP4, quindi faccio diversi spezzoni, non uso magari un video troppo lungo, lo taglio, giustamente, per motivi tecnici. Ma si continua, cari amici. Vedete, cari amici, che comunque la diga foranea è utilizzata anche adesso. Quando avremo la possibilità di spostare tutte le barche, che la quantifica dei danni viene fatta fino a domani mattina, 12 dicembre 2018, e dopo sposteranno le imbarcazioni arenate, e tutto potrà tornare come prima. E mi raccomando, se siamo sempre venuti qui a Rapallo, comunque è un bel posto di villeggiatura e ci torneremo. E cari amici, è calato un po' col vento e riprendiamo il discorso. Quindi abbiamo questa situazione così paradisiaca, tanto vale leggere antichi brani. Antichi brani addirittura di 5.000 anni fa o anche di più. E quindi, benissimo, siamo liberi di poterli leggere. Quindi un discorso tra Bacco, il dio del vino, e Cerere, la dea delle messi, la dea del grano, la dea dell'agricoltura, anche la dea della luna, se vogliamo. Bacco, questi mortali sono proprio divertenti. Noi sappiamo le cose e loro le fanno. Senza di loro mi chiedo cosa sarebbero i giorni, che cosa saremmo noi olimpici. Ci chiamano con le loro vocette, ci danno dei nomi. E anche l'amore nostro, no? Quando invochiamo i santi, invochiamo Gesù, invochiamo la Madonna, come ai tempi dell'Olimpo, gli dèi, i santi, gli dèi. È diverso? Non è così diverso. Gli extraterrestri
potremmo dire gli dèi, i santi, gli extraterrestri, ma è tutto così diverso, diverso. Non tutto così diverso. E noi torneremo tutti assieme in un abbraccio fraterno, perché è l'amore universale. Quindi ecco che le creature extraterrestri torneranno sul pianeta Terra. Perché? Perché i fratelli appartengono ai fratelli. L'amore è universale. Non esiste l'uomo solo, ma esiste l'uomo nell'universo. L'umanità, uomo e donna, nell'universo. Quindi ci accingeremo prestissimo ad avere questo contatto e le creature extraterrestri vivranno anche stabilmente, c'è già chi lo fa, sul pianeta Terra. Cerere, io fui prima di loro e ti so dire che si stava soli. La Terra era selva, serpenti, tartarughe. Eravamo la Terra, l'aria, l'acqua. Che si poteva fare? Fu allora che prendemmo l'abitudine di essere eterni. Bacco, questo con gli uomini non succede. Cerere, è vero. Tutto quello che toccano diventa tempo, diventa azione, attesa e speranza. Anche il loro morire è qualcosa, vivere. La vita e c'è sempre la fine. Bacco, hanno un modo di nominare se stessi e le cose e noi altri che arricchisce la vita, come i vigneti che hanno saputo piantare su queste colline. Quando ho portato il tralcio a Ulisi, io non credevo che di brutti pendii sassosi avrebbero fatto un così dolce paese. Così è del grano, così è dei giardini. Dappertutto dove splendono fatiche e parole nasce un ritmo, un senso, un riposo. C'è un bel sole che mi scalda il cuore soprattutto. Mi viene in faccia, è bello, è bello. Bello, bello, così sto in luce, bello da vedermi, naturalmente proprio benissimo, prendo il sole al 11 dicembre 2018, gennaio 2000. E quindi ancora Cerere risponde, e le storie che sanno raccontare di noi, mi chiedo alle volte se io sono davvero la Gaia, la Rea, la Cibele, la Madre Grande, che mi dicono. Madre Terra, quindi Cerere è anche Madre Terra. Sanno darci dei nomi che ci rivelano a noi stessi e ci strappano la greve eternità del destino per colorirci nei giorni e nei paesi dove siamo. Bellissimo, quindi la nostra vita deve essere per forza anche di speranza, di gioia, e la nostra vita deve essere che sappiamo dove stiamo andando. Stiamo andando verso un abbraccio divino che ci porterà tutti i fratelli assieme anche le creature extraterrestri, bene, perché noi facciamo parte dell'universo. Mai più un mondo solo così. Bene, noi dovevamo saperci sviluppare anche da soli. Allora ecco che le creature extraterrestri come se ci stessero distaccate. In realtà l'umanità doveva progredire, doveva riuscire a riscattarsi da sola, portarsi avanti. Adesso bene questo incontro. Vi do per esempio una chicca, l'eternità, ecco, un discorso sull'eternità. Ma noi viviamo 100 anni, non di più. Potremmo vivere eternamente, ma ci sono dei metodi. Prima di tutto, vedete, la vita Gaia, la vita gioiosa, senza esagerare, no? Senza, porta sicuramente
un giovamento, e questo è uno. Poi, per esempio, noi facciamo vaccinazioni, c'è un metodo innovativo che ci porterà a vivere più a lungo. Concedetemi questa cosa, praticamente esiste un ragno extraterrestre che utilizzano queste creature. Questo ragno vive solitario, quindi non potremmo trovarne tanti di questi ragni, li troviamo uno alla volta. La puntura di questo ragno distrugge virus, distrugge batteri, e però naturalmente inietta una sostanza nel corpo, e questa sostanza fa vivere più a lungo. Quindi in realtà la vaccinazione è in realtà il virus, il batterio reso innocuo, e così il vaccino è un virus, un batterio reso innocuo, che poi nel nostro corpo si fa essere immune al batterio, al virus dall'esterno, non attacca perché trova già batterio e virus. Questo proprio lo sanno i medici. Invece in realtà la puntura di questo ragno ti può portare a giovamento, ciò che la sostanza che inietta questo ragno, fa un puntino male così, proprio, inietta una sostanza che distrugge batteri, distrugge virus e dona giovamento al corpo. Quindi in realtà il corpo ringiovanisce addirittura. Allora vedete, ci sono delle sostanze, delle cose che noi non sappiamo. Avremo la fortuna in futuro di conoscere queste cose, e la vita sarà molto più lunga, eternamente più lunga, potrei dire. Concedetemi di avervi rivelato questo. Non pretendo che mi dobbiate credere, perché noi siamo piccoli, però facciamo il nostro. Bene, cari amici, quindi 11 dicembre 2018 da Rapallo, provincia di Genova, Gennaro Gelmini. È una bella panoramica adesso. La scogliera. E qui Rapallo. All'11 dicembre 2018, la diga foranea praticamente è una diga che impedisce alle grandi onde di entrare, tutto qua. Foranea proprio da foro, non è una diga completa, vedete, è una diga aperta. La grande mareggiata che c'è stata, la diga foranea non è riuscita appieno a contenerla. Fortuna vuole che è avvenuta in autunno piuttosto che avvenire in estate. Notate comunque nella sfortuna questa fortuna. Bene, cari amici, detto tutto, saluti e baci, come si potrebbe dire, a tutti quanti. A presto, da Gennaro Gelmini, Rapallo, 11 dicembre 2018. Un bel like, un'iscrizione se volete, se potete, mi raccomando.
ovviamente la richiesta, sempre la stessa e dovuta, è quella che si riveli presenza e pericolosità del pianeta Nibiru. È giusto farlo sapere, ma non solo io, proprio le istituzioni dovrebbero mettere a conoscenza la popolazione tutta del pianeta Terra su questo pianeta che influisce sul clima e sulle situazioni, sugli eventi del mondo intero, dalle alluvioni, tempeste, uragani, ai terremoti, eruzioni vulcaniche e quant'altro, frane tutte quante. Che il tempo è arrivato. Questo video è stato fatto in una giornata incredibile, di sole sublime, 11 dicembre 2018, da Gennaro Gelmini, Rapallo, un caloroso saluto a tutti cari amici. A presto, ciao! Prima di passare all'aria, vado a dire che